È un decreto legge importante. Tenete presente che è un decreto legge che è partito con 6 articoli e è finito con 24 articoli. Quindi un decreto che ha visto la partecipazione anche dei territori nel proporre emendamenti che il relatore della manovra ha saputo accogliere e inserire nel testo. È un decreto articolato che ridisegna in parte la governance e poi semplifica le procedure e ha un occhio anche rivolto alle sovvenzioni alle imprese e quindi alla facilitazione per le imprese all'accesso alle sovvenzioni. Ci sono alcuni elementi di particolare distinzione, ad esempio uno dei più importanti è la stabilizzazione del personale precario che lavora presso gli ISR, che chiaramente viene in questo modo stabilizzato, quindi viene derogata la madia e tutti coloro che abbiano ad oggi compiuto i 36 mesi, anzi è consentito compierli entro la fine di quest'anno, possono essere stabilizzati. Ci sono tantissimi altri articoli che riguardano la semplificazione dei procedimenti, non so, dall'eliminazione del tetto del 30% delle varianti alla possibilità di fare efficientamento energetico anche nel danno lieve, alla possibilità di sanare le difformità edilizie nel fuori cratere, passando per la possibilità da parte del commissario di anticipare l'IVA nei confronti delle imprese che non avessero, insomma, capienza nel poterla pagare e tante altre cose che riguardano anche la protezione civile e che riguardano anche ad esempio la governance, la cassa commissariale, tanto per fare un esempio, che è quella che spesa la ricostruzione, da oggi potrà essere utilizzata non soltanto per ricostruire dove era come erano gli edifici, ma anche per lo sviluppo socio-economico del territorio. Quindi quei soldi possono essere utilizzati anche per la rigenerazione urbana piuttosto che per lo sviluppo delle imprese o per lo sviluppo del territorio.